Calamarata con pesce spada, olive nere di Gaeta, vino bianco, capperi mignon salati, olio extravergine di oliva, aglio, pomodorini piccadilli. Intanto andiamo a preparare il sughetto con i pomodorini, metà dell'olio, uno spicchio d'aglio, i capperi e le olive. Le vado a snocciolare, lavo e taglio in quattro parti i pomodorini e metto un pochino in acqua a dissalare i capperi. Ho già messo l'olio e l'aglio in padella e mentre riscalda vado a tagliare i pomodorini, a snocciolare le olive e a strizzare i capperi che ho messo in acqua. L'olio è bello caldo, vado ad aggiungere i pomodorini che ho tagliato in quattro parti e li faccio cuocere a fiamma vivace per un paio di minuti. Vado ad aggiungere i capperi che ho strizzato ben bene. Le olive che ho snocciolato e lascio cuocere coperto per una ventina di minuti. Intanto, in un'altra padella andiamo a preparare il pesce spada. Mentre il sugo cuoce a fiamma dolce, vedete, andiamo a preparare il pesce spada che ho già tagliato a cubetti e lo andremo a sfumare per qualche minuto con il vino bianco. In un'altra padella ho messo il restante olio, lo spicchio d'aglio e lo vado a riscaldare. L'olio è bello caldo e andiamo ad aggiungere il pesce spada che ho ridotto in cubetti. Lo facciamo rosolare leggermente. Lo giriamo un pochettino per farlo rosolare da ambo i lati e andremo a sfumare con il vino bianco. Intanto aggiustiamo di sale il nostro sugo che è pronto e lo andiamo a spegnere. Mettiamolo da parte. Intanto cuociamo la pasta e poi andremo ad aggiungere i pezzetti di pesce spada. Sfumato con il vino bianco e quando sarà del tutto evaporato andremo ad aggiungere i nostri pezzi di pesce spada al sugo che abbiamo preparato prima. Vado ad eliminare l'aglio dal sugo e aggiungiamo i pezzi di pesce spada. Ho tolto anche l'aglio dal pesce spada. Riaccendo il sugo. Uniamo il pesce spada e lo facciamo insaporire assieme al sugo per qualche minuto, nel frattempo che la pasta cuoce. Appena riprende il bollore, andremo a spegnere. Aggiustiamo di sale, pepe a piacere. E il nostro condimento è pronto. Il sugo è pronto e a gusto potete anche servire con una generosa spolverata di prezzemolo. L'acqua bolle, l'ho già salata e andiamo a calare la pasta. Mentre la pasta cuoce, vado a togliere un poco di condimento dalla pentola per tenerlo da parte per l'impiatto. E andremo a mantecare la pasta nel sughetto restante. E se occorre andremo ad aggiungere un poco di acqua di cottura. La pasta è cotta, ho riacceso sotto al sugo e andiamo adesso a mantecare per poi impiattare. Andremo adesso a mantecare. Lasciamo insaporire per qualche secondo e poi andremo ad impiattare e
e aggiungeremo un poco del pesce spada che abbiamo tenuto da parte per l'impiatto. Il piatto è pronto e buon appetito! Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi saluto e vi aspetto per le prossime ricette.